Il capitolo 1056 aggiunge del materiale interessante per quanto riguarda il mistero che avvolge i prossimi sviluppi. Come se di misteri non ne avessimo già abbastanza. Non vi voglio annoiare con un video molto lungo, ma un breve video giusto per scervellarci un pochino insieme su questo fantomatico uomo marchiato a fuoco. Ci sta, ragazzi. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato a One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Come sempre ragazzi vi ringraziamo per le numerose iscrizioni, stiamo avanzando verso i 65.000. Se non sei ancora iscritto ti invitiamo a farlo, grazie di cuore ragazzi, grazie. La riflessione di cui vi sto per parlare l'abbiamo letta su Worst Gen. Ne parla l'utente Svartvarg97. Sì, perché parla di giapponesi, termini vari, è qualcosa a cui non saremmo mai arrivati. Quindi Svartvarg97, grazie di esistere. Ma vediamo un po' ragazzi cosa ha condiviso. È qualcosa che è difficile che sia poi effettivamente così, però è davvero bello, è interessante, per cui vale la pena parlarne. Kid nel capitolo 1056 dice che avrebbe seguito le tracce dell'uomo con il volto bruciato, o per meglio dire, con la cicatrice a forma di fuoco. L'utente che ha pubblicato questa idea ha letto il dialogo in cui Kid dice queste parole in giapponese. Quando Kid parla dell'uomo con il volto bruciato, dice Inokizu Otoko. Se lo leggiamo come fosse un nome, diventa Inokizu. A Oda piace giocare con i nomi e lo sappiamo benissimo, lo ha fatto con Raftail e con altri termini. Raftail prima era Raftel e poi è diventato Raftail. E questo appunto perché riguarda un termine straniero, una parola straniera, nel senso che non è giapponese. Quindi parlando di questa parola di cui parla Kid, ovvero il termine Inokizu, possiamo dire che non ci dice ancora nulla. Ma potrebbe essere una traduzione giapponese di un nome straniero, ovvero di un nome che non è giapponese. E quindi, giunti a questo punto, bisogna basarsi su alcune logiche grammaticali di lettura delle parole che cambiano un po' il senso di questo nome. A volte, infatti, i giapponesi convertono la lettera H nella lettera B oppure nella lettera P per rendere più semplice la lettura delle parole. Se si segue questa logica, e si cambia la prima lettera, la lettera H della parola di cui stiamo parlando, con la lettera B, la parola Inokizu diventa Binokizu. E qui bisogna poi leggerlo in modo occidentale, ovvero senza leggere nemmeno le vocali. E quindi Binokizu diventa Binks. Kid quindi nel capitolo 1056 parla di Binks? Lo stesso Binks della canzone? Ovvero del sake di Binks? Ragazzi, i fan di One Piece cominciano a raggiungere livelli paurosi. Già avevano raggiunto livelli assurdi qualche capitolo fa, dalla trasformazione di Luffy in poi, ma più si va avanti e più il livello sale e più ci fanno paura. C'è anche da considerare che c'è una parte del testo della canzone di Binks, del sake di Binks, che recita mentre tutti sappiamo verso i confini del mare. Ed è proprio questo, no? Il momento. Abbiamo Luffy, Kid e Law che si preparano finalmente a salpare, a lasciare Wano. Scelgono delle direzioni differenti, ma tutti vogliono puntare comunque a Raftail, che rappresenterebbe appunto i confini del mare. Ed è questo il momento, ragazzi, ci siamo arrivati. Un altro utente invece, sempre su Worst Gen, riporta semplicemente la dichiarazione di Oda del 2007. Di questo ne abbiamo anche parlato di recente. Vi ricordate, no, il momento in cui Luffy, lottando con Kaido, poi è precipitato dal cielo, veniva inquadrato, era scuro in faccia, si credeva avesse perso un occhio. E quindi in quel periodo alcuni fan citavano appunto la dichiarazione di cui vi stiamo per parlare. Vediamo un po' di cosa si tratta così lo ricordiamo insieme. Nel 2007 infatti Oda diceva proprio queste parole. Diceva che nelle scene finali di One Piece ci sarà un pirata che apparirà con una benda sull'occhio. E Oda diceva che non vedeva l'ora di disegnarlo. Però aggiungeva anche che quando quel personaggio sarebbe apparso avrebbe anche significato che saremmo giunti verso la fine di One Piece.
e quindi tempo fa si parlava di Rufy che perdeva un occhio e aveva la benda, ok, per queste parole. Ma in questo caso lo citiamo perché è possibile che Kid, parlando di questo ragazzo marchiato a fuoco con la cicatrice a forma di fuoco, è possibile che Kid ci stia già facendo pensare, stia nominando proprio quel personaggio che apparirà verso la fine di One Piece con la benda sull'occhio? Oda, infatti, con queste parole di Kid, potrebbe aver messo il primo indizio relativo a questo personaggio. E poi chissà, magari si tratta davvero anche del famoso Binks della canzone. Oppure, ragazzi, un personaggio che potrebbe sapere tantissime cose e che non abbiamo più rivisto è Scopper Gaban. Sappiamo che faceva parte della ciurma di Roger. Dovrebbe sapere molto sui Road Poigne Griff, ma anche sulla rotta per Half Tail, no? O meglio, sul modo come raggiungerla. E quindi chissà, magari adesso ha una cicatrice oppure anche una benda sull'occhio. Non possiamo saperlo perché è un personaggio che non si vede da tantissimo tempo. Siamo quindi davvero curiosi di saperne di più. Ma fateci sapere voi cosa ne pensate, scrivetecelo attraverso i commenti. E con questo, ragazzi, è tutto. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video.